Oggi, a passato e presente, parleremo della Repubblica di Weimar, la Repubblica tedesca che fu successiva alla sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale. Durò la Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933, 14 anni durante i quali si succedettero 18 governi. Pensate, più anni di quanto sarebbe durato l'intera avventura del regime nazista. Eppure talvolta è ricordata solo, la Repubblica di Weimar, solo come una premessa, una disordinata premessa alla storia di quel regime. Mentre invece, come vedremo, la storia della Repubblica di Weimar è assai più complessa e articolata. Della Repubblica di Weimar parliamo oggi col professor Giovanni Sabatucci. Ciao. E con i nostri tre giovani storici, Saverio Albertano, buongiorno. Guglielmo Motta, buongiorno. Isadora Medri. Professore, entriamo subito in argomento. Perché si chiama Repubblica di Weimar? Che Weimar cosa ha di particolare? È semplicemente la città in cui si sono svolti fra il gennaio del 19 e l'agosto dello stesso 19 i lavori dell'Assemblea Costituente che ha dato forma, corpo a quella Repubblica che poi da allora abbiamo chiamato di Weimar. Sa, professore, che moltissimi pensano che Weimar fosse la capitale della Germania. No, va anche detto che Weimar fu scelta non solo, come si disse allora, perché era una città di grandi tradizioni culturali, dove avevano vissuto Goethe e Schiller, ma perché era un posto più tranquillo di quanto non potesse essere Berlino, dove erano appena accaduti fatti drammatici e dove continuamente c'era appunto questa pressione forte. La vediamo subito, entrando nel primo capitolo, in cui vedremo fra il 1918, fine della Prima Guerra Mondiale, e il 1923, i primi passi della Repubblica tra il dramma della sconfitta, il fervore rivoluzionario e l'impeto nazionalista.